Buongiorno a tutti, io sono Maurizio e oggi vi parlo del potere delle pentatoniche. Bene, oggi parliamo delle pentatoniche e della loro forza. La prima cosa che vi chiedo però è iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti. È molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Altra cosa, se volete studiare sax con me, scrivetemi una email a maurizioleonisax@gmail.com e fissa un appuntamento, anche su Skype. La scala pentatonica è una scala molto potente perché ha delle grandi qualità. 1. È una scala di sole 5 note, quindi è molto facile da memorizzare rispetto alle scale di 7 note o di 8 note. Altra caratteristica interessante della scala pentatonica è la sua facilità. È una scala molto facile da mettere sotto le dita, si impara subito. Inoltre, se noi riusciamo a essere flessibili sulla scala pentatonica, riusciamo subito a ritrovare i suoni e le sfumature della musica pop e della musica rock, che ne è piena. Direi di cominciare a studiare la scala pentatonica dalla scala pentatonica più semplice, quella di Do. Quindi, di Do per il sassofono, ok? Quindi Do di posizione va utilizzata su tutti gli accordi maggiori. Poi ha anche altre possibilità di sfruttamento, però per adesso pensiamola solamente per gli accordi maggiori. Allora, basta prendere la scala di Do maggiore e selezionare la prima, la seconda, la terza, la quinta e la sesta nota, che poi sono le note quelle che suonano meglio della scala di Do maggiore. E andiamo a suonare. Una volta che l'abbiamo imparata, che sappiamo queste 5 note e non ci sbagliamo mai, dobbiamo cominciare a essere flessibili con la scala pentatonica. Quindi che cosa dobbiamo fare? Cominciamo a studiarla in modi diversi. Il primo modo è quello di suonarla su tutta l'ottava. E poi la suoniamo in maniera discendente. Ora la proviamo a suonare in maniera sia ascendente che discendente. Bene, una volta che la sappiamo in questo modo, ora la facciamo prima discendente e poi ascendente. Ora che ce l'abbiamo in maniera solida, possiamo cominciare a studiarci alcuni pattern. Un pattern molto interessante, il primo che io faccio sempre studiare, è quello del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 3. E poi discendente. Un altro pattern interessante è l'1, 2, 3, 2, 3, 5. E discendente. E poi possiamo provare a fare un lick interessante sulla pentatonica. Tutti questi esercizi sulla pentatonica li potete scaricare direttamente dal link in descrizione. Vi darò io l'autorizzazione per scaricarli. Quello che abbiamo fatto adesso con una tonalità, dobbiamo riuscire a farlo con tutte e 12 le tonalità. Quando riusciremo a farlo con tutte e 12 le tonalità, avremo raggiunto una buona flessibilità. E proviamo a suonare su un pezzo pop, su un pezzo rock, dove c'è scritto un accordo. Su quell'accordo provare a suonare le nostre frasi con la pentatonica. Va bene? Spero di esservi stato utile. Vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine. Vi ricordo i miei social, Facebook Maurizio Leoni Sax, Instagram Maurizio Leoni Sax, il mio sito internet www.maurizioleonisax.com e la mia email maurizioleonisax@gmail.com. Un caro saluto, arrivederci, ciao!